un altro passo fondamentale verso la salvezza del Tribunale di Nicosia. Ad annunciare l'ennesimo atto che potrebbe salvare il presidio di giustizia sono gli avvocati Pier Giacomo Lavia e Salvatore Timpanaro del Coordinamento Unitario, che da almeno 2 anni si battono per quello che è diventata una lotta per la sopravvivenza di un intero territorio. Nella mattina del 24 maggio il giudice Tigano ha pronunciato un'ordinanza con la quale ha accolto la questione di legittimità costituzionale relativa alla soppressione del Tribunale di Nicosia, sollevata dai due legali Pier Giacomo Lavia e Salvatore Timpanaro. È importante sottolineare a tal proposito che sono stati ritenuti non manifestamente infondati anche i motivi peculiari inerenti il Tribunale. Ricordiamo che erano già all'incirca una dozzina le questioni sollevate presso la Suprema Corte e che verranno discusse il 2 e 3 luglio 2013. Altri strumenti sono stati attuati in questi giorni per fare in modo che questa riforma venga prorogata o quantomeno rivista e modificata. Innanzitutto, presso la Commissione Giustizia del Senato, quasi tutte le forze politiche, ad eccezione di Scelta Civica di Monti, hanno chiesto un rinvio di 12 mesi per poter rivedere alla radice questo nefasto provvedimento. E ciò è stato deciso nonostante sia stata sentita in audizione il Ministro della Giustizia Cancellieri, favorevole al provvedimento. Un'altra strada è quella intrapresa dal neo-onorevole del PD, avvocato Maria Greco, che ha depositato un disegno di legge che, se venisse approvato, renderebbe inapplicabile la riforma in Sicilia a causa della violazione delle prerogative previste dallo Statuto Speciale. La battaglia continua sempre su diversi fronti, a fine di evitare un effetto domino che di fatto svuoterebbe il territorio di Nicosia e dintorni di tanti uffici e servizi che, con la chiusura del tribunale, per conseguenza, andrebbero chiusi, spostati o soppressi.